Grazie. Grazie a tutti, grazie Maria. Grazie. Ciao Diego. Vengo. Ero talmente concentrato su quello che dovevo fare, ero un automa ieri sera, ero davvero, avevo solo una cosa in mente, volevo vincere l'oro olimpico. Ho portato con me in pedana tutta la divisa per andare nel podio, sapevo già che sarebbe stata la mia finale, lo sognavo da anni, ho fatto veramente troppo perché qualcosa non mi sarebbe tornato indietro, era una storia che aveva bisogno del suo finale, il finale non poteva che essere questo. E dirlo prima non l'ho mai detto, ho sempre detto che lo sognavo, ma ora che è diventato realtà credo davvero che sia una delle storie sportive più belle che abbia mai sentito parlare. Averla io vissuta in prima persona è semplicemente straordinario. È stato pazzesco vedere quanta empatia ha raccolto questa medaglia d'oro, quante lacrime ha fatto versare agli italiani che le stesse lacrime le avevano versate 5 anni fa per di dolore, tante lacrime di dolore perché comunque è stato un infortunio che ha un po' toccato tutti quanti, perché ero nel momento del massimo della mia forma fisica e a 20 giorni dal mio sogno più grande ho perso tutto. E ora allo stesso modo ho riconquistato tutto dopo 5 anni di fatiche, dolori e immense difficoltà, notte insonni senza veramente chiudere occhio, lacrime. Non ho mai accettato un piccolo successo di questi anni perché volevo solo viverne uno di successo e ora posso finalmente viverlo, quindi per me loro sono stati semplicemente tutti fondamentali. Vedere le persone che si emozionano davanti a questa medaglia, non perché è un oro olimpico, perché non è solo un oro olimpico, questo è un oro olimpico dopo un terribile infortunio e vale 10 volte tanto. Non sono io a decidere queste cose, adesso voglio semplicemente per la prima volta nella mia carriera godermi qualcosa che ho fatto, perché fino ad oggi tutte le mie gare le ho sempre viste come un passaggio, come una step in vista di qualcosa. Questa volta sono riuscito a realizzare quello che è il mio più grande obiettivo da tutta una vita. Da buon capitano dovevo dare il buon esempio e stimolare i miei compagni di squadra. Marcello ha fatto un capolavoro ieri sera, sono convinto che le cose vengono bene quando c'è un'area di positività. E questo è quello che sto cercando ogni volta che entriamo in nazionale, di dare alla squadra. Ho fatto un discorso poco prima della mia gara, il giorno prima, ai ragazzi. Finito il discorso, loro uno ad uno mi sono venuti e mi hanno chiesto di rifarglielo il giorno della gara, perché questo cercare di essere positivi e vedere non la paura della gara e il possibile insuccesso, ma vedere il sogno, quello che dove magari non si può neanche, chiudendo gli occhi, pensare di arrivarci, è quello che ci fa realizzare delle cose impossibile. E credo che Marcella, avendo visto la mia gara, si sia caricato da morire. Questa cosa mi fa onore. Considerate che mai nella mia vita avrei pensato che Danilo Gallinari mi chiedesse di fare una foto, quindi già questo per me significa tantissimo, vedere i miei idoli lì, tra cui appunto anche Ivan Zaitsev, ormai è diventato un amico negli anni, ma un giocatore che
un atleta che stimo veramente in una maniera pazzesca, perché quella sua trance agonistica quando gioca è stata ispirazione per me, come lo è stato Greg. Questa mattina ho passato più di un'ora insieme a lui, e vederlo piangere di gioia per una mia gara dopo che la sua gara era andata male, ragazzi, sono emozioni che ricorderò per tutta la vita, e quindi queste cose ci tengo davvero a ringraziare chiunque abbia condiviso con me questa medaglia. Fino a ieri sinceramente non sapevo se tutto quello che avevo fatto ne poteva valere la pena, perché i sacrifici fatti, le difficoltà superate sono state veramente tante. La frustrazione che ho accumulato in questi anni è stata davvero difficile da sostenere. E l'unica cosa che mi ha spinto ad andare avanti ogni giorno era il fatto che fino a Tokyo 2020 mi ero promesso di non arrendermi, mi ero giurato che fino a quel giorno ci avrei creduto, anche se le cose non funzionavano, anche se tutto andava male, come evidentemente stava andando quest'estate, perché l'ultima gara avevo saltato 2:20, se andate a guardare la finale di Tokyo, tutti i nomi, io ero quello che aveva fatto nell'ultima gara la peggior misura, quindi ero, data l'ultima gara, il favorito per l'ultimo posto, non per il primo. Però mi ero promesso e giurato che fino all'ultimo momento io avrei creduto di potercela fare, e questa è l'unica cosa che mi ha spinto ogni giorno attraverso qualsiasi infortunio che hanno seguito quell'infortunio, perché sono stati una marea di problemi dopo quel terribile incidente di Monte Carlo che molti neanche sanno. Ne sono certo che è così, sono veramente certo di quello che ieri sera abbiamo fatto, in particolar modo la storia che c'era dietro la mia medaglia d'oro è un po' proprio la descrizione di questo momento terribile che sta vivendo tutto il mondo. È una difficoltà molto più grande ovviamente di quella che ho passato io, per quanto la mia, nel mio piccolo, nella mia vita, è stata la cosa più brutta che potevo mai immaginare. Però rialzarsi e credere che un giorno le cose potranno andare meglio e provare a lavorare per ricostruire quello che è stato distrutto da un qualcosa è l'unico modo di andare avanti. Ciò che ci accade non possiamo deciderlo, possiamo decidere come reagiamo alle cose, fa la differenza. Un po' come il paese. Ma niente di speciale, si è fatto i complimenti, ovviamente è stato molto gentile a chiamarci, è una chiamata inaspettata, perché per quanto è un oro olimpico non ti rendi conto, non realizzi di quello che hai fatto in quel momento, io ancora in realtà non l'ho realizzato. Guardo la medaglia d'oro e mi vengono i brividi e non sono andato a dormire perché ho paura di svegliarmi, non ho ancora chiuso occhio, non so se si vede dalla mia faccia, ma ci ha detto che quando torniamo in Italia vuole incontrarci, vuole congratularsi con noi di persona, e non lo so, adesso come adesso davvero non riesco a realizzare ciò che ho fatto, solo guardando le immagini mi commuovo e mi vengono i brividi, perché capisco davvero quello che è stato, ma per il resto mi sembra solo ancora un sogno. Greg è di ispirazione per qualsiasi sportivo italiano, un atleta che si presenta all'Olimpiade. Partiamo da un atleta che vince un'Olimpiade e all'Olimpiade successiva vuole tentare di fare un qualcosa di impossibile, vincere 3 medaglie in 3 discipline diverse, mettersi sempre alla prova, è un qualcosa davvero di immenso in uno sportivo, perché lui poteva benissimo continuare a fare il suo, vincere probabilmente un'altra medaglia d'oro e fare la storia in quel modo, ma non sarebbe stato Greg, non sarebbe stato il numero uno in assoluto, colui che vuole provare a superarsi sempre. E in questo caso lo ha fatto lo stesso, dopo un mese e mezzo di mononucleosi si è presentato all'Olimpiade, ha dimostrato di non essere in forma, ma ha dimostrato di avere il cuore per potercela comunque fare. Negli 800 ha fatto una gara incredibile, non so cosa dire, davvero per me è stata un'ispirazione immensa anche per la mia gara. Quest'estate ho fatto parecchi allenamenti in Italia, perché purtroppo con la questione Covid non siamo riusciti ad andare in Sudafrica come era solito fare. Sono stato più volte a San Marino perché uno dei miei fisioterapisti è di San Marino, Andrea Benvenuti, quindi vengo molto spesso a trovarlo, visto che i miei acciacchi sono risaputi ormai. E sono stato molto spesso anche a Formia, ringrazio il direttore e tutto il team di Formia, perché ha sempre fatto più del possibile per metterci nelle migliori condizioni. C'è un amico che ti voleva salutare, Eugenio Rossi. Huge! Grande!
Grande, Yuge! Complimenti, grazie, sei stato fratello! Grazie, grazie, grazie mille. Vuoi fare un'intervista? miei Grazie complimenti, mille. sei un veramente fenomenale Grazie, guarda. e ti saluto da tutto San Marino qua, bellissima, bellissima, Grazie. bravo, bravo, Ciao, ti Yuge. Ci apprezzo, sentiamo dai, questi giorni. ciao, Un bacio. Ciao, bello. grazie Ciao, ciao. mille. Grazie. Mi hanno fatto 100 volte questa domanda, io sono stato muto. Però tu puoi rispondere. Io ho supplicato il presidente per la presenza di Chiara perché per me erano giorni veramente difficilissimi. Sono stati giorni di avvicinamento, di tensione allucinante. Dopo quello che avevo passato, il mese di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo significavano brividi e averle lei al fianco ha alleggerito un po' tutto quanto. Il presidente era venuto nel 2016 dopo il mio infortunio ad Ancona, ha preso un volo, andata e ritorno in mezz'ora per venirmi semplicemente a salutare. Questo significa stare vicino agli atleti. Io è tutto surreale, veramente, è un sogno che diventa realtà e sono troppo contenta. Come lui, in questo momento dobbiamo tornare un attimo sulla terraferma. Ma come ho detto oggi, forse un momento particolarmente impegnativo è stato quando ha scoperto che la prima operazione non era bastata e si è dovuto rimettere in sala operatoria. Poi dopo ci sono state tutta una serie di, diciamo, di ostacoli da dover affrontare e anche di momenti belli, però è stato impegnativo, ma ce l'abbiamo fatta? Ce l'hai proprio fatta? Di sì. Bravi. Bravi. Ragazzi, facciamo un ringraziamento a Marco Tamberi, esatto, che me lo merita veramente. Dov'è? Andate già a mangiare, è già a sbocciare, è già a sbocciare. Bene. Signori.